Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale, bentornati oppure benvenuti se per la prima volta passate da qui. Oggi parliamo, come avrete capito dal titolo, di un mistero che coinvolge e che riguarda la Maison Guerlain. Ora, ovviamente il titolo è un po' ironico, ma a parte gli scherzi, effettivamente si vocifera già da un bel po' di tempo che a breve usciranno nuovi prodotti e pare che debba uscire una nuova acqua allegoria. E secondo questi rumor, queste soffiate che mi sono arrivate da addetti ai lavori, pare si debba chiamare Flora Bloom. Devo dire che c'è tanta curiosità e tanta voglia di scoprire questa fragranza. Io e alcune mie amiche, non stiamo più nella pelle, siamo curiosissime di sentirla. Alcune persone, appunto alcune conoscenze, amiche che lavorano nel settore, l'hanno già provata perché pare sia un'uscita proprio esclusiva per Sephora e mi hanno già dato qualche informazione. Sembra che la fragranza sia tutta incentrata, quindi costruita intorno a un freschissimo e super primaverile bouquet floreale. Un bouquet floreale che adesso le voci sono un po' discordanti. Non ho ben capito se la protagonista sarà la peonia oppure una gardenia barra tuberosa. Comunque quello che so è che sarà un bouquet floreale romantico, classico se vogliamo, ma classico in accezione molto positiva, e che pare addirittura che strizzi l'occhio a uno stile un po' più retro, un po' vintage. La fragranza dovrebbe anche ricordare il genere flora selvaggia, il che per me è fantastico, e soprattutto nella sua, come dire, nella concezione di naturalezza, quel sentore un po' bagnato, estremamente naturale, che ritroviamo anche in flora selvaggia. Per cui io non vedo l'ora di sentire questa nuova fragranza. Avrà un colore rosato, quindi il liquido del profumo stesso sarà sul rosa, sui toni del rosa, quindi davvero bellissimo. Oltre a questa fragranza usciranno, sono già uscite alcune cose, prodotti di make up come ad esempio il correttore nuovo che fa parte della collezione Terracotta. Io di questa collezione ho già acquistato, utilizzo e sto letteralmente amando il fondotinta per la mia pelle che è mista ma soprattutto tendente al grasso. È davvero ottimo, eccellente in combo, quindi insieme a una cipria di Chanel Belmin, appunto, che è una cipria che fa parte della collezione Le Beige. Questi due prodotti insieme devo dire che su di me hanno un effetto soddisfacente e tengono a bada l'effetto glow che di fatto proprio preferisco non avere. Uscirà, e forse è già uscito, il trattamento per le ciglia, quindi è un mascara che in realtà è un trattamento che servirà a rendere ancora più folte, a nutrire le ciglia, ed avrà proprio un pack bianco, quindi simile al Noir G ma bianco, quindi che verrà utilizzato prima di appunto utilizzare il mascara. E per quanto riguarda le labbra, so per certo che uscirà un olio labbra, un trattamento nutriente sempre a base di miele, e che avrà penso anche un effetto gloss, quindi davvero sono molto molto curiosa anche di scoprire com'è questo prodotto. Devo dire che l'effetto gloss, l'effetto lucido sulle labbra che si portava un po' di anni fa, forse decenni fa a dire il vero, quando ero molto piccola si utilizzavano proprio questi gloss anche un po' appiccicosi, fruttati, però a me l'effetto lucido sulle labbra proprio del gloss piaceva tantissimo, quindi sono curiosissima di scoprire se questo prodotto può essere un buon compromesso tra trattamento nutriente e anche effetto bello, effetto shine. Bene, siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere nei commenti se avete già provato questa fragranza, se ne avete sentito parlare, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!